Alle interviste settimanali, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Osvaldo Schintu, responsabile del settore giovanile della Terolce, al quale io chiedo subito di fare un primo bilancio di questa stagione, cominciata ormai da diversi mesi, siamo insomma a metà febbraio. Sta andando come te l'aspettavi, insomma, sotto tutti i punti di vista, cosa Ma possiamo. diciamo di sì, possiamo dire di essere moderatamente soddisfatti, che insomma, le squadre stanno procedendo secondo quello che era il nostro programma e tutti insomma, stanno svolgendo il loro compito. Diciamo che quest'estate la società ha stabilito un nuovo corso di programmazione, cioè praticamente per coinvolgere sia il settore giovanile che la scuola a calcio e avvicinare tutto quanto alla prima squadra. E per certi versi stiamo riuscendo a svolgere il lavoro. Ecco, tu sei rientrato, diciamo, ufficialmente qui alla Te Dolce dopo diversi anni. Quali sono stati i punti, diciamo, che ti sei fissato, insomma, di portare avanti, gli aspetti più importanti una volta appunto rientrato qui alla Te Dolce? Ma io sono stato un po' per anni qui, trascorso qua, cioè qualche anno in questa società. Diciamo che l'ho trovata un pochino diversa, forse un po' i tempi sono un pochino cambiati, però insomma, l'aspetto che mi interessa di più è che i giovani possano trovare un ambiente tranquillo, un ambiente sereno dove possano esprimere e migliorare tecnicamente e poi cioè chiaramente debbano un pochino rispettare determinate regole dal punto di vista comportamentale che noi come Latte Dolce insomma chiediamo ai ragazzi. Il campionato sta andando molto bene, c'è diciamo, un pochino di rammarico per la Juniores, però fino a un certo punto, perché poi molti ragazzi della Juniores stanno andando in prima squadra, stanno facendo molto bene, ultimamente lo stesso Murru, che da poco che ha esordito, già ha fatto 2 gol, anche questo diciamo, l'ha messo in preventivo, soprattutto la Juniores, insomma. Diciamo che quest'anno un po' in tutto il discorso stiamo puntando un pochino decisamente all'aspetto della prima squadra. Stiamo cercando di coinvolgere tutti i tecnici in un discorso di formazione e stiamo cercando di portare i ragazzi ad un certo valore tecnico che chiaramente può essere quello della prima squadra e tornare utili a quelle che sono le nostre esigenze. Al momento diciamo che qualche ragazzo sta riuscendo a far bene, cioè si intravedono qualche piccolo risultato e qualche ragazzo che ha esordito in prima squadra insomma, ha dimostrato di poterci stare. Lo scopo principale che noi abbiamo è quello di coinvolgere soprattutto i tecnici in un discorso formativo e di crescita che non va identificato solo nella conduzione della loro squadra, ma va identificato in tutto il progetto che la società sta portando avanti. E sotto questo punto di vista diciamo che i tecnici stanno collaborando in tutto e per tutto. Cioè chiaramente qualche difficoltà c'è, non è che insomma non è che tutto possa andare, però diciamo che si sta lavorando abbastanza Anche le bene. riunioni settimanali, insomma, Sì, che noi fate tutti insieme. periodicamente ci riuniamo, diciamo, una volta al mese e ci confrontiamo su tutti gli aspetti che, come dire, ci circondano e anche ci soffermiamo su aspetti tecnici, vediamo un tantino di programmare anche gli allenamenti delle varie categorie, cercando di riportarli sempre, cioè, più possibilmente vicino alla realtà e ai ritmi di gioco delle gare. Ecco, quindi partendo da questo, il tuo obiettivo, il tuo sogno, qual è, insomma, da qui a un medio termine, insomma, diciamo 2 o 3 anni, ti sarei fissato un limite, insomma, scusami, un obiettivo? Ma cioè, sicuramente insomma, cercheremo di far bene con tutte le difficoltà che poi che si possono incontrare, anche perché questo per il calcio e per lo sport in generale non è un buon momento. Però diciamo che il Latte Dolce ha dalla sua questa programmazione, ha dalla sua questo serbatoio del settore giovanile, della scuola calcio e chiaramente insomma, gli obiettivi ci sono di far bene. Certamente migliorare un po' tutti i ragazzi, cioè
cercare di portarli ad un certo valore, ma soprattutto anche cercare di formare dei ragazzi che come dire, cioè siano dei ragazzi corretti, che abbiano la giusta dimensione di quello che è la crescita oggi per un ragazzo, e che chiaramente insomma, noi poi facciamo il resto, l'altro lo deve fare la famiglia. In questo senso è da sottolineare comunque il vostro codice di comportamento che avete stilato, a cui tutti i ragazzi ci devono diciamo, attenere quando fanno parte, quando entrano diciamo, all'interno della struttura del latte dolce. Insomma. Non c'è dubbio, noi sotto questo punto di vista siamo esigenti. Diciamo che quest'anno la società ha redatto un regolamento disciplinare che sempre a tutela diciamo, dei ragazzi, che pone anche la società degli obblighi, perché comunque cerchiamo di far trovare ai ragazzi un ambiente confortevole, un ambiente dove possano star bene e vivere tranquillamente e socializzare. Però cioè di fronte chiediamo ai ragazzi una partecipazione totale e chiaramente che possano rapportarsi tra loro e anche con i tecnici rispettando quelle che sono le discipline della buona convivenza. Certo, ecco, facendo un passo indietro, tu sei diciamo, il fondatore no, della scuola a calcio, adesso sei tuttora una colonna del settore giovanile. Quanto è cambiato rispetto a quando tu insomma, sei arrivato qua, insomma, magari non c'erano strutture, quante difficoltà hai trovato, insomma, adesso... Ma diciamo che la scuola a calcio è stata fondata a cavallo del 98-99, forse insomma, c'era molta passione, anche se inizialmente non si capiva come la scuola a calcio ci si doveva confrontare con i ragazzi, perché tutti venivamo da un'esperienza calcistica, però dovessi relazionare con i bambini era una cosa, un aspetto nuovo. Diciamo che per certi versi il latte dolce ha avuto il merito di essere forse la prima scuola a calcio nella provincia di Sassari, e adesso le cose sono cambiate, perché chiaramente possiamo proporre ai ragazzi non solo campi in terra battuta, ma anche campi sintetico come questo che abbiamo alle nostre spalle, e chiaramente la qualità del lavoro è migliorata sensibilmente, e i ragazzi diciamo tutto questo non può far altro che migliorare la loro formazione. Sicuramente è un'altra dimensione, diciamo così, con il passare degli anni. Ecco, per chiudere invece una domanda diciamo più ad ampio respiro, tu come dicevo poc'anzi sei comunque un profondo conoscitore del calcio isolano, quello diciamo dei grandi, anche ovviamente quello giovanile. Come sta in Sardegna insomma il calcio giovanile? Quali sono secondo te i problemi e magari anche qual è la ricetta per poter stare meglio eventualmente? Ma guarda, sotto questo punto di vista il comitato regionale è stato abbastanza chiaro, un po' spinto dai presidenti delle società che hanno dettato questa regola dei 4 fuori quota. Adesso sento degli allenatori che rilasciano dichiarazioni, cioè dicendo che chiaramente il livello tecnico del calcio è calato, perché chiaramente essendoci più giovani, però direi che questa è la realtà, per cui i tecnici devono abituarsi a quella che è la realtà, perché le società non hanno più quei margini o quei budget a disposizione, cioè per cui qui si entra il settore giovanile e la formazione del settore giovanile. Latte dolce penso che faccia bene a puntare sui ragazzi, anche perché la storia della società passa attraverso il settore giovanile. Anche la nostra prima squadra possiamo affermare che c'è qualche ragazzo che arriva con altre esperienze esterne, però ci sono ragazzi tipo Zicchi, tipo Luca Ruggiu, che hanno fatto la scuola a calcio con questa società, cioè tipo Peduni, tipo Cocco, per cui sono cresciuti in questa società. E la forza del latte dolce deve essere senz'altro la crescita e lo sviluppo del settore giovane. E quindi questa diciamo, è un'ulteriore prova del fatto che il lavoro, insomma,
fatto anche negli anni precedenti, quindi alla fine degli anni 90 sta dando i suoi frutti adesso, perché alcuni giocatori che tu hai nominato che facevano parte della squadra calcio, allora li vediamo adesso darvi grandi soddisfazioni appunto per la prima squadra. Oltre alla crescita del settore giovanile, cioè sono cresciuti anche i tecnici, non ultimo Pierluigi Scotto, che comunque è un tecnico che è costruito in casa. Non dimentichiamo che le sue esperienze iniziano proprio dalla formazione della scuola calcio del settore giovanile, cioè per cui insomma, siamo tutti qui desiderosi di lavorare, ma soprattutto di crescere calcisticamente. Certo. Va bene, allora grazie Osvaldo Schintu, responsabile del settore giovanile. Insomma, ci salutiamo con la speranza di avere sempre i migliori successi qui alla Teloccia, a cominciare magari già da quest'anno. I campionati stanno entrando vivo adesso, quelli del settore giovanile e della prima squadra, insomma, che sta facendo comunque molto bene.